Sulle ali del pensiero libero. Ci sono tante cose da scrivere, ci sono parole forti da fare, uscire con tutta la rabbia per poter piangere, piangere per le cattiverie che ci sono dentro di noi, la rabbia che è dentro a me, un mondo dove non c'è più la sensibilità per chi ha sofferto nei campi di concentramento. Chi scrive sulle porte che qui c'è un ebreo? Chi rompe un bar perché è di un'altra pelle? Il mondo sta ritornando al passato. La storia non ci ha insegnato niente. Alcuni l'hanno buttata via. La storia è stata bruciata. Hanno fatto di tutto per lottare, per non avere più questi problemi. Ritorna così brutalmente l'odio. Mi crolla tutto. Anche se scrivo cose belle, il mio pensiero mi fa riflettere sui problemi che ci sono in questo pianeta, che ha bisogno di essere ascoltato ed essere amato da tutti noi. Come vorrei lottare contro le ingiustizie? Come vorrei fare da scudo a Nicola Gratteri? L'hanno già condannato, perché lui fa di tutto per questo paese, è il giustiziere dell'Italia. Adesso è in pericolo. Come una freccia vorrei ferire tutti. Vorrei farvi cambiare ed essere più umani. Un cuore per questi gesti. Un cuore per un mondo migliore. Un cuore per amarci di più fra di noi. Perché abbiamo solo questa vita. Dono meraviglioso. Quando riesci a sorridere in un momento difficile, non sei stupido. Hai quasi risolto il problema. Il vecchio, condannato al rogo, osservò quella marmaglia che si faceva forze alzando la voce contro di sé, senza il coraggio di mostrarsi in volto. Quegli ignavi avevano capacità di reazione solo stando in massa, mostrandosi iene e non leoni, seppur pecore nell'animo. Egli concepì una chiave di lettura del disegno di Dio, il limbo sulla terra, in attesa del passaggio definitivo. Non aver paura della morte, non considerarla come la fine di tutto. Rallegrati, perché nel paradiso non ci sono paesi e città che dividono.
ma si è tutti insieme. Siamo a Folco, tra il 46 e il 70, un borgo di campagna fondato su una piccola comunità autosufficiente. Le priorità sono il benessere e l'istruzione, ma anche il rifiuto di appartenere a un mondo involutivo che paga le tasse per vivere. C'è un solo problema: la totale e improvvisa incapacità di procreare dopo le ultime 5 nascite, avvenuto nello stesso mese. Il capofamiglia. Tutto a un tratto ci fu un boato assordante, come uno squarcio proveniente dal cielo. Un fulmine aveva appena colpito il canale di scolo. La scarica elettrica penetrò fin nella stanza con una luce accecante, percorso il biglio fino a raggiungere il pavimento. Quando si esaurì, calò il buio. Si accostarono terrorizzati. I due amanti furono stupefatti di fronte alla potenza della folgore. Oltre all'odore di bruciato, è rimasto il segno del suo passaggio sulla parete. Una lunga e sottile crepa nera in diagonale, simile alle radici di un arbusto. La casualità trasformò quel momento di apprensione in qualcosa di piacevolmente inaspettato. Ersilia sembrò indietreggiare, ma poi si lasciò baciare castamente. Percepì il battito cardiaco in aumento, così come la respirazione di Uldorico. Era il segno evidente che dietro quell'acqua ci celasse qualche recondito sentimento. Quando però sentì la mano introdursi nella scollatura, tentò di fermarlo, afferrandogli la testa. Le dita scivolarono tra i capelli. Il gesto fu così incerto da essere interpretato come un segno di intesa, un invito a voler essere baciata sul seno. Da quel momento ogni proposito di resistere alla tentazione vacillò. Fu scombussolata sentendosi sfiorare i fianchi generosi. Lottò tra il dovere di rispettare il defunto marito e il desiderio di essere persuasa intimamente. Non ebbe il coraggio di mostrare la propria vulnerabilità. Preferì voltarsi e incontrare lo sguardo del Cristo sofferente in croce, incerta, se chiedere perdono. L'attenzione ricadde sulla crepa nera. Immaginò il lampo insediato come un barlume di lucidità che la induceva a desistere. Si divincolò e andò a sedersi sulla poltrona. Si ricompose, poi pianse e per la vergogna si coprì il viso. L'amore. Sconosciuti e misteriosi i segreti del cuore, codesto temerario e ardito ammaliato, errabondo itinerante dall'emozione affranto, viaggiatore senza sosta, accecato dall'ardore. Udirsi puote un gran clamore al trovar l'anima gentile. Dentro al petto rende muta la favella, così ragione e intelletto, vinti ormai dal sentimento, si prostreranno al cospetto di colui che dona amore. Viaggiatore tra i filari. Impara a stupirti per le piccole cose. Rimarrai meravigliato dagli eventi e non smetterai mai di sorridere alla vita. La meravigliosa alba faceva da sfondo a una rigogliosa collina coltivata a vite. Sulla sinistra serpeggiava una strada di terra battuta che saliva fino all'altura, costeggiata ai bordi da numerosi cipressi. A dominare il colle c'era un vecchio cascinale, la cui facciata aveva perso gran parte dell'intonaco, mettendo in risalto i mattoni dal tipico colore della terracotta. Gualtiero attraversò ben due filari per raggiungere Maddalena. Lei reclinò la testa di lato e lui le sfiorò furtivamente le labbra.
per tutto il giorno. Il forte aroma del mosto svanì e nelle loro narici percepirono solo il dolce profumo dell'amore. Quando giunse il crepuscolo e l'orizzonte si colorò dal turchese al rossastro, Gualtiero cercò un posto appartato in cantina. Riempì il fondo di una biloncia con del pagliericcio, dopodiché la rinfoderò con un candido lenzuolo bianco. Maddalena chinò la testa e divenne rossa in volto, lottando tra la vergogna e il desiderio d'essere baciata. Si guardarono intensamente, i cuori palpitarono e la passione accrebbe. Nessuno può asserire con certezza se accadde quella sera o le settimane a seguire. Una sola cosa fu certa: incontro dopo incontro, la natura svolse la propria funzione universale. Una sottile lingua di fuoco lambì il camioncino, carico di carburante. Poco dopo, una vampata avvolse l'intero deposito e gli hangar laterali. Rico fu pervaso da una sensazione di terrore che lo paralizzò. Un improvviso boato universale scosse l'intera aviorimessa. Fu investito da uno spostamento d'aria incandescente che lo sbalzò violentemente a qualche metro di distanza. Avvertì un potente fischio nelle orecchie che azzittì ogni altro rumore. Si guardò intorno, smarrito e confuso. Tentò di alzarsi, ma incespicò zoppicando. Vide le mani che apparivano annerite. Si tastò la pelle del viso, percependo un intenso bruciore. L'intera zona era ancora illuminata dall'incendio. Gli sembrò di scorgere una sagoma avvicinarsi. Forse era il superiore intenzionato a prestare soccorso. Le immagini andarono confondendosi. Nonostante le fiamme seguitarono a divorare ogni oggetto, egli vide i colori attenuarsi, ingrigirsi, fino a spegnersi nella propria mente. Il dolore fu troppo forte. Si arrese, perse i sensi, sprofondando a terra.